ricordo tanti anni fa, ero con Roberto Bussolari, nella settimana dell'11 settembre, proprio del 2001. E decidemmo di venire a pescare qui. Era una giornata come questa, proprio con una pioggia, un vento, ma a peggio, il vento era tremendo. Avevamo un ombrellino con un paletto, ma un ombrellino ci stavamo a malapena in due, con due sedie tutte scomode. Allora gli faccio a Roberto: oh, ma hai mai preso qualcosa te con un tempo così? Neanche detto, e la canna che parte. Insomma, pioveva forte, tuoni, fulmini, prendemmo tre pesci. Allora 12 kg e mezzo, era un pesce che andava, eravamo proprio fuori di testa per quei pesci lì. Decidemmo di chiudere tutto e poi dopo, che serata che fu quella lì. Poi il giorno dopo tornammo, sole, e Roberto fece il suo record di questo lago. Qui ho dovuto cambiare i picchetti perché c'è una scogliera con tutti i sassoni e il filo deve entrare più in là possibile. Con i picchetti di prima no, era buono. Certo, oggi questa giornata di pesca, Matteo, è iniziata davvero in modo particolare. Sì, perché siamo arrivati qua arrabbiato anche. Sì, diciamo, non ero molto d'accordo su affrontare la sessione oggi perché ho visto le previsioni. Mamma mia. Erano un po'. Però di solito ci azzeccano, stavolta non ci hanno azzeccato. Cioè, stavolta veramente ci siamo beccati. Ora è bello. Perché veramente ora è un specchio il lago, bellissimo. Però appena siamo arrivati, per fortuna abbiamo le nostre attrezzature che si montano molto velocemente, quindi abbiamo avuto la possibilità di montare in 30 secondi questa tenda e metterci tutta la roba dentro, e è venuto giù il fine mondo. Quasi una mezza tromba d'aria è stata. Cioè, e devo essere sincero, la struttura di questa Titan è veramente incredibile. Ma certo, cioè, per fortuna. Per fortuna, sì. Thank you.
Quello che stiamo affrontando oggi è uno sport abbastanza particolare perché ci dà la possibilità di pescare abbastanza aperti, ma a breve distanza. Infatti qua il fondale in questo punto del lago scende abbastanza rapidamente per arrivare a una profondità di circa 6-7 metri, che è la profondità giusta per pescare in questo periodo, in questo momento. Come si può vedere, il fondale naturalmente è caratterizzato da grosse pietre, sono le stesse pietre che troviamo fuori sulla sponda, quindi le stesse pietre le ritroviamo in acqua, e quindi è importante usare un buono shock leader, perché peschiamo sulle rocce praticamente, soprattutto quando il pesce parte. Se parte tende comunque a fregare il filo sul fondale, sulle rocce, quindi c'è una buona possibilità di rottura del filo, quindi un buon shock leader sulla lenza è l'ideale. Per quanto riguarda poi l'uso dei picchetti, sarebbe meglio il pod, però ecco, i picchetti ci danno la possibilità di poter posizionare le canne in punti diversi, proprio strategicamente diversi, e sono forse una soluzione ideale. Qui al Brasimone c'è un regolamento. Sì, è un regolamento molto ferreo, rigido. Per fortuna, per sfortuna, questo non sono io di certo a poterlo dire. Quindi invito comunque chi segue questo video di informarsi, perché di anno in anno il regolamento cambia. Qui al Brasimone cambia, infatti. Rimane sempre comunque la pesca con una canna, la pesca senza ardiglioni. Dei carpisti è diventata costante, benché sia una presenza a livello di sicurezza, di controllo delle sponde, il lago comunque è di tutti, anche degli altri turisti, quindi specialmente nei periodi estivi si cerca di fare in modo che il lago possa essere vissuto da più persone possibili, non solo dai carpisti. Certo, questo è un bel polmone, diciamo, sia per i toscani che per gli emiliani. E non solo, E non solo, infatti.